Volti lentamente, signorina Solmi. La sua azione deve sincronizzare con quella di Gigi. Ma non si preoccupi, dottore. Sono una venere televisiva. Ho una calzamaglia spessa 2 centimetri. Non basta? Precauzione. Motore? Partito. Chuck? Sali da bagno prima. Azione. Carrello. Gigetto! Dicono così, perché non hanno più 20 anni. Ci innamoriamo di quelle ragazze che sono come noi, che sanno ballar lo shake, che sanno ballar lo shake, che sanno ballar lo shake, che sanno ballar lo shake. Sono caroselli. Dipende, ingegnere, se passa. Ah! Voglio restare soli, amici, forza tutti qui. Chi suona questa sera suoni, e chi vuol cantare canti con me. Forza ragazzi, c'è! Per la dea, per la signora elegante, per la donna dell'era spaziale, sali da bagno. Ah! Basta così, grazie signorina Luisa. Arrivederci a tutti. Ciao, come mai? Signorina Solmi. Sì. Il dottor Francesco. Oh, maestro. Lusingato. Oh, questo lo lasci dire a me. Ho visto tutti i suoi film. Tutti, non credo, è troppo giovane. Lei è un vero talent scout, come si dice, uno scopritore di talenti. Diciamo che ho incontrato l'aspirante giusto nel momento giusto. Io sono dell'Ariete, se è questo che vuol dire. Ma tu ci pensi, Paolo?
Quello domani vai in proiezione e vedi il carosello. Beh. Che vuol dire, beh? Guarda avanti, per piacere. Come se non ti capissi. Tanto non mi smonti, sai. Guarda, guarda. Allora, Brigida, proprio lei, al suo debutto. Leonora Ruffo. Steve Reeves. Sergio Fantoni. E queste le riconosci? Li ha messi tutti al mondo lui. Ha sempre avuto occhio e se ha voluto vedermi... E va bene. Supponiamo pure che Francisci rimanga folgorato. Ma tu, col grande scienziato, come la metti? Oh, papà sopporta i caroselli, sopporterà anche il cinema. Figurati che ha voluto sapere. Francisci? Se ero fidanzata. E tu? Ho detto, c'è uno che mi sta appresso. Allora lui, le auguro che la cosa si concreti. Il matrimonio è sempre la soluzione migliore. Attenta! I pedoni devono camminare sulle strisce. Ma è questa che sono? E chi lo domanda a me? Anche in tal caso, la soluzione di un problema scientifico ne crea un altro di ordine morale, come tanto spesso accade. La teoria di Einstein ha stabilito la relatività dei valori tempo-spazio e massa-energia in rapporto alla velocità. E lo sganciamento della prima bomba atomica ha funestamente dimostrato che un infinitesimo di massa uranio può trasformarsi nella distruzione di un'intera città. Dove andiamo? All'Istituto Superiore delle Ricerche Geologiche. Che voglio? Non lo so, professore. Non me l'hanno detto. Un mezzo mistero, a quanto mi è parso di capire. Eccitante. Tu pensa a guidare, Luisa. Buffa quella macchina, non è una Chrysler del 47. Quanto misura di diametro? Circa 15 metri, perlomeno fino a ieri. Dico fino a ieri perché oggi non è stata misurata. La macchia si allarga di giorno in giorno. Presso Morino? A 12 chilometri dall'abitato. Da quanto i vostri uomini sono là? 3 mesi. Abbiamo costruito una baracca, installato un laboratorio, prelevato campioni del terreno e delle piante disseccate. Nessun risultato alle analisi. Posso vederli? Ah, senz'altro, professore. Resterà sorpreso. La terra risulta priva di humus, di qualsiasi sostanza organica in decomposizione, come quella dove è stato coltivato il caffè, il tabacco. Lei conosce l'America. Anche l'Africa conosco. Gli affioramenti di uranio nel Congo presentavano le stesse caratteristiche. Professor Solmi, se quello che lei pensa è... Io penso solo quello che ho detto, niente di più. In Africa l'uranio sarà risultato all'analisi, mentre qui... Io non ho fatto che un paragone, uranio, magari. Paolo! Vediamo questi campioni. Ecco. Paolo, subito! Aspetta un momento. Vieni, t'ho detto! Mi scusi, no? Che c'è? La riconosci? No, non l'ho mai vista. Io sì, ci ha seguiti. Seguiti? Ci sarà venuta dietro, e con questo? No. Non mi persuade. Scendiamo. Ma perché io devo... Paolo, per favore! Ti staranno inseguendo, l'agente Flynn. Oh, sì, scherza tu. Guarda, Paolo, che il motore può dare molto di più. Perché? Non c'è nessun bisogno di correre. Arriveremo sempre in anticipo. Paolo, un tassì! Dagli una lezione!
Calma, sta calma, Luisa. Non si preoccupi, professore. Ah, no, senti, questo non lo devi permettere. Sorpassalo! Beh, allora ve la spiego io la relatività. La relatività è quella cosa per cui se guido io, una corsa in macchina diventa Indianapolis. E se guida lui è solo uno strazio. Porca miseria! Pirata! Criminale! Incosciente! Ma come? La strada è tanto larga! C'era posto per tutti e due! E lei si è preso pure il mio, brutto bastone! Signore! Signore! Oddio mio, questo pare morto! È morto! Ma che morto è morto? Ho detto che pare! E adesso come faccio a portarlo all'ospedale? La macchina si è pure rotta! Serve aiuto? Magari. Va all'aeroporto? Sì. Là c'è un pronto soccorso. Mi dia una mano, lei. Sì, su. Loro hanno visto tutto, vero, signore? Sì, sì. Era quasi inevitabile che finisse in questo modo. Lo hanno fatto apposta. Ah, sì? E perché? Ma scusate, voi non avete visto che la betoniera ha sterzato quando ancora non aveva finito di sorpassare il tassì? Beh. E poi, come parlavano quei due? Si davano del lei in italiano, invece di rimpacciarsi gli antenati in romanesco. Luisa! Perché? Non ci badi, professore. Si prepara al cinema neorealista. Accelera, Paolo. Dobbiamo arrivare a Morino con la luce a picco, se vogliamo farci una prima idea di quel fenomeno. Quanto cardiotonico? 2 centimetri cubi, per precauzione. Non si incomodino. Ma lei sta male. Stavo male, adesso è passato, scusino. Aspetti, c'è da firmare. Ehi, dica! Nessuno ancora. Riprendiamo? D'accordo, ma... Passala al telefono, il direttore può arrivare all'improvviso. Va bene. La sai quella del clacson? Io la conosco. Ma non lo so. Sì. Allora l'investito dice, ma non c'è l'Ayer Clacson? E l'investitore? Il Clacson sì, è la patente che mi manca. Beh, l'alfabeto Morse non ce lo siamo dimenticato. Le ragazze invece... Ma quando ce lo danno il cambio? Ehi, ti devo lasciare, stanno arrivando. Ciao. Ma scherza! Questa non la do a nessuno.
Purché la cosa non vada per le lunghe, l'idea di passare qui più di una notte non mi seduce affatto. È vero che lei fa del cinema? Oh, lo farò, e presto. Ma lei come lo sa? Le voci corrono. Alla velocità della luce, direbbe papà. Basta così! Collegalo all'amplificatore. Ora sappiamo che un vuoto si è formato sotto la zona che abbiamo delimitato. Forse in seguito alla continua erosione di un antico fiume sotterraneo. Forse, altra ipotesi, per lo spostamento di un magma vulcanico. Tutto questo sarebbe abbastanza naturale se una presenza così alta di organismi radioattivi non inducesse ad altre e più gravi supposizioni. Quali? Ecco il quali? Quel ronzio e quella specie di ansimare. Papà, vuoi del caffè? Certo, certo. Grazie. Prima di andare a letto. Allora no. Ma, insomma, che cosa vi succede? Niente. Aspettavamo il caffè. Che cosa decide, professore? Adesso andiamo a dormire, siamo tutti stanchi. Domattina chiederemo due escavatrici e altro materiale. Ma allora domani non torniamo a Roma? No, ci vorrà qualche giorno. Perché? Hai degli impegni? No, dicevo così, credevo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Sopporta i caroselli? Sopporterà anche il cinema? Io qui le radici non ce le metto. Così. Sembra che sia passato. Professore, che facciamo? Andate a vestirvi. Professore, una voragine. Dove? La zona picchettata è sprofondata. Il contatore Geiger. Le torce elettriche, corde e qualche piccone. Io vado avanti. Papà, che succede? Tu rimani qui. Ma neanche se mi spari.
Lei adopera il Geiger come una bussola. Dove ci condurrà? Ve la sentite di proseguire? Sicuro. Ma certo. Allora, di qua. Paolo? Che cos'è? Calcare. E che vuol dire? C'è acqua qui. E allora? Paolo! Professore, guardi! Come spiega lei che in superficie... È appunto quello che stiamo cercando di sapere. Scenografico. Già, come in un film. Come in un film. Mm. A sinistra non ci sono passaggi. E neanche a destra. La grotta finisce qui. Piazzate le torce. Mano ai picconi. Basta, ragazzi. È una fatica inutile. Torneremo con il macchinario adatto. Quelli dell'Istituto Geologico mi dovranno sentire. Forse bisognava dire apriti sesamo. Venite, andiamo alla baracca. Voi non lo crederete, ma io sono capace di prepararvi un buon caffè. Poi farete tutti una bella dormita. È giorno. Mi raccomando, è il contatore Geiger. Papà. Stia tranquillo, professore. Forse il nostro lavoro non è stato inutile. Non muovetevi. Si direbbe qualcosa come molibdeno o titanio. Tersa, levigata. Vuol dire nuova? In teoria. Sagomatura perfetta. Non è opera manuale questa. Attento! Ma dove siamo? Sembra un bunker. No, non mi pare. Un rifugio antiatomico. Vediamo un po' là dentro. Forziamo. No, non adesso. Luisa! Li avete mai visti i ritratti dei galattici, incisi sulle rocce dell'Hangar? E la nave spaziale discesa sulla Terra migliaia di anni fa? Era su una rivista. L'ho letto... Ho capito, sui rotocalchi. Fumetti. Ma che fumetti? Siamo su un'astronave! No, io non riderei. Professore? Al punto in cui siamo e nel luogo in cui siamo... Qualsiasi ipotesi, anche la più azzardata, diventa attendibile. Eva Elna Liv Trev.
Evael Naliv Trev. Evael Naliv Trev. Abbiamo trasmesso la chiave del linguaggio di quei terrestri. Non usarne altro nel rispondere. Belsi e Arti? Stanno uscendo adesso dall'ibernazione e fra poco saranno di nuovo in efficienza. Tu hai imparato. Impareranno anche loro. Ma siate prudenti. Parlate sempre in idra ogni volta che tratterete argomenti che dovranno restare segreti ai terrestri. Ho capito. Ah, devo avvertirti. I Vitrum non sopravviveranno. Il nostro incarico noi l'abbiamo assolto. Allora torniamo alla base? Sì, tutti quanti alla baracca. Bisogna avvisare le autorità. E intanto decidere cosa fare. Accidentaccio. Ma che ti è preso? In bocca al lupo, professore. È il caso di dirlo. Temo proprio che quei santoni dell'istituto questa volta mi prenderanno per matto. Andiamo, Luisa, sbrigati! Eccomi! Che c'è? Non parte. Come? Beh, lo vede anche lei, no? Fino a ieri sera è andata bene. Guardate un po' voi, io vado a telefonare. Ma la benzina c'è? Sì, c'è. Beh, allora scendi che provo io. Il motore è in ordine! Ma non riusciamo a capire! Io meno di voi, neppure il telefono funziona! Ma vado a vedere. I terrestri che hanno scoperto l'astronave ripareranno l'avaria. Sono in grado di farlo. Dobbiamo portarli con noi alla costellazione Hydra. Serviranno da cavi. Wikint l'Eura libereret velas mimus erdi. Soltanto lui è sopravvissuto all'ibernazione. Ere irrileliser dagnovini? Parla nella lingua dei terrestri, qui non ci siamo che noi. Tu, portali fuori. Arti e Belsi penseranno a disintegrarli. Ah, già. Nirbeteo, ieri u Belsi e Arti otroeb. C'è da ammattire! Che disdetta. Giulio, credo di indovinare a cosa sta pensando. Forse avremo la spiegazione di tutto, anche di quanto abbiamo udito nell'ecosonda. Un momento, ma quella... Sulle mani! Tutti! Ma che volete? Chi siete? Perché? Non si vede forse? Siamo cinesi, della Repubblica Popolare. Una nazione di 700 milioni di abitanti. La più popolosa del mondo. La più arretrata del mondo. Ma il nostro riscatto è già una realtà. L'atomica cinese ha segnato il primo passo di questa marcia diretta a recuperare al più presto e con ogni mezzo lo svantaggio nei confronti dell'Occidente. Abbassino pure le braccia. Professor Solmi, tutti gli scienziati del mondo, ne siano o no consapevoli, vengono sorvegliati affinché ogni loro scoperta arrivi alla Cina con qualsiasi mezzo. Io non ho inventato niente. Non ho scoperto niente che possa... Questa dell'astronave sepolta oltrepassa ogni immaginazione. E se anche un solo elemento capace di dare all'uomo la supremazia sull'uomo ne potrà derivare, sarà la Cina che ne trarrà vantaggio e nessun altro. Fermi! Che...
Alzatevi! In piedi! Dovete venire con noi, tutti! Da quella parte, presto! Siete nostri prigionieri! Ho detto là in fondo! Anche voi! Sbrigatevi! Venti! Ancora isolato, professore. Quei due farfalloni, sempre al telefono con le ragazze. È vero che laggiù così isolati anche loro... Ma non è occupato, non si sente niente. Si sarà inaridita anche la linea. Riprovi fra un po'. La missione di cui eravamo incaricati aveva lo scopo di stabilire se gli esperimenti nucleari, sempre più frequenti sulla Terra, potessero determinare conseguenze pericolose per la nostra galassia. Ma entrammo in avaria... e finimmo sopra le macerie di Morino, distrutto dal terremoto pochi giorni prima. Una voragine ci inghiottì e fummo costretti a ibernarci. Secondo la misura terrestre del tempo, sono passati 2 anni. Adesso dobbiamo tornare alla nostra galassia fra 2 giorni al massimo. E lei, professor Solmi, ci aiuterà. 2 giorni? È insensato. Mi chiamo Keina. Questi sono Arti e Belsi, i miei ufficiali. Il resto dell'equipaggio, voi stessi avete visto com'è finito. Temo che lei presuma troppo dalle nostre capacità. Innanzitutto è necessario stabilire se... È una sezione del propulsore pilota di questa astronave. Lei e il suo assistente lo ripareranno nei laboratori termonucleari di Latina. Dai dati elaborati e ritrasmessi dal nostro centro galattico risulta che siete in grado di farlo. Ecco le formule per la fusione del metallo. Si chiama alerone. No, sulla Terra è sconosciuto. Non appena l'astronave sarà ripartita, potrete tornare tutti in libertà. Per mano di chi? Rice trasmittenti. Mi serviranno per controllare sui televisori ogni vostro gesto, ogni vostra parola. Automi, insomma. Non si lamenti, dottore. Il suo governo non le chiede di meno. E se io rifiutassi? Lei? No, professore. Dato che sua figlia rimarrà nelle nostre mani. A parte questo, ha mai visto un terrestre investito da una scarica a 10.000 volts? È quanto potrebbe capitare, se premessi un pulsante, a chi osasse tentare di informare chi che sia della nostra presenza o di liberarsi dell'apparecchio. Voi potete solo udirmi. Io posso udirvi e vedervi. Non lo dimenticate. Anche il dottor Chang e il suo compagno resteranno qui. Provvederanno ai servizi di bordo, in sostituzione dei Vitrum. Lei proprio di quello che ha ucciso. Funzionerà. La jeep è partita. Si decida, ingegnere. Ah, ce l'hai fatta. Ma non potevi telefonare dal paese? La jeep si era scassata. Di la verità, dove ci sei andato ieri sera? È la zona. Ah, che notizie? Il professor Solmi e il dottor Bardi stanno arrivando. Speriamo che non chiedano nuovi strumenti. Al ministero non vogliono saperne di altre spese. Dicono che gli scienziati vivono fuori dalla realtà. Da ieri notte... sembra proprio di essere in una nuova dimensione. Una dimensione che non mi piace affatto. Tutto è così assurdo e pazzesco.
che poi addirittura quell'astronave possa ripartire. Ripartirà, professore. Diciotto metri, 3 metri in 24 ore. Senza dubbio la cosa è preoccupante, ma prima di chiedere nuovi mezzi al ministero sarà bene che io venga a morire. No, non è necessario, ha visto. E le escavatrici, le pale meccaniche? Vorrei prima ripetere le analisi. D'accordo. Andiamo alla Tina. Direttore, per quel che occorre al professor Sol mi credo di bastare io. È superfluo che lei si disturbi. E va bene. Tanto più che ho da fare. Vi raggiungerò dopodomani. Preparo l'autorizzazione. Vai ci! Così anche lei è rimasto lì dentro per anni, come le talpe in letargo. Ibernato. Beh, non è la stessa cosa. Il suo alloggio. La mia valigetta, meno male. Alloggio. Ma io domani al massimo sarò fuori di qui. Ah, per curiosità, dov'è che si dorme? No, io lì non ci sto. E poi non c'è neppure uno specchio. Ah. Aspetti, aspetti, signor Bessie. Si fa il cinema da voi? Nel museo di Idra c'è un proiettore con qualche bobina. Ma come si vive lassù? L'amore, anche quello sta nel museo. Il comando di genetica seleziona gli idonei alla procreazione e li fa accoppiare. Proprio come Hitler? I non adatti vengono disintegrati. Presso poco al modo degli spartani. Gli addetti alle basse mansioni vengono prodotti in vitro. Ma io, come le sembro? Che vuol dire? Uffa, spero proprio che mio padre possa sbrigarsi. Professor Solmi, lei ha cambiato la struttura molecolare di... un metallo sconosciuto. Si rende conto? Certo. Fa parte del mio mestiere. Lei però ha sorpreso la mia buona fede. Si spieghi meglio. Aveva parlato di una semplice riparazione. E che altro ho fatto? D'accordo, ma nella mia relazione io non posso tacere quello che dalla sua riparazione è venuto fuori proprio dai nostri impianti. Sono un funzionario dello Stato, ho delle responsabilità. Caro professor Terenzi, sentiamo un po', quando è che deve consegnare il suo rapporto? Domattina alle 10 al più tardi. In tal caso stia pure tranquillo, prima di mezzanotte le telefonerò. Quasi certamente crederà che la prenda in giro o che sia ammattito, ma la sua sarà una relazione esauriente e sensazionale. La riverisco e grazie. Senta. Professore! Ah, è lei, signor Bessie. Da ingoiare. Pillole? Ma io sto bene. Cibo per 7 giorni. Ah, senta, è vero che io sto a dieta per non ingrassare, ma questa roba... pillole di chissà quanti anni e magari surgelate. Ah, no? Uno di voi porti un pasto terrestre per la figlia dello scienziato. Completo e al più presto. Signor, sì. C'è dello scatolame. Sempre meglio delle pillole. No, no, ci vuole qualcosa di più leggero. Ci penso io.
Dove hai messo i rigatoni? Quota accumulazione motori? 93%. Qui centro Idra. Chiama astronave Elzabarum. Qui astronave Elzabarum. Siamo in ascolto. Lienrae Vetuviana, tu Altnes Idra. Nelitze Shondil, Niskamor. Lei, brother. Bene, chiudo. I terrestri devono arrivare al centro Idra nelle migliori condizioni organiche. Parti! Non è così che si dice nel loro linguaggio? È così, ma se ti avessero udito? No, siamo soli qui. E poi... non avevi interrotto le trasmissioni con i terrestri. Mi era quasi passata la voglia, ma questo odorino... Grazie. Papà. Nessuna notizia. Ma se quelli sono così calmi, vuol dire che tutto va bene. Buon appetito. Tutto a posto. Stitedes. Soia Kinitas. Deniuken Artic. Geologica chiede contatto. Qui sezione geologica chiede contatto. Chi l'ha scritto? Non fare domande. Avverto l'istituto. Bruno non ci crederà. Penserà che sia una barzelletta. Buona questa. Tutti prigionieri dei navigatori spaziali. Ah, comanda una donna. E come finisce la storiella? Te lo giuro, Bruno. Non stiamo scherzando. Avverti la polizia. È vecchia, caro mio. Questo scherzo l'ha già fatto Orson Welles molti anni fa, spaventando tutta l'America dalla radio di New York. Ma a me non mi ci fregate. Che succede? Senta con le sue orecchie, li sistemi lei. Ogni scherzo ha un limite. Il professor Solmi non può parlare. Lo ricattano. Tengono in ostaggio la figlia. Siamo nelle loro mani anche noi. Una prova? La struttura molecolare del pezzo che Solmi ha riparato a Latina. Perdici. Perché il video è oscurato? Che sta succedendo laggiù? Non riuscivamo più a trovare un vetrino del microscopio che era caduto sotto il tavolo. Ci siamo chinati e così... Se accadrà ancora una volta non ascolteremo giustificazioni. Non accadrà. Polizia?
Signori Morelli e Ferretti, a bordo immediatamente. Avete sentito? Siete convinti adesso? Fate presto! Presto! Non era necessario ucciderlo. Adesso abbiamo un uomo di meno. Ha capito? Obbedisca se non vuole fare la fine del suo compagno. Venga avanti, ingegner Morelli. Abbiamo perduto 4 elementi dell'equipaggio. Il loro compito ai propulsori era elementare con Belsi come pilota. A sostituirli ora saranno i 2 cinesi, il professor Solmi e lei. Si accomodi. Voi di qua, noi da questa parte. Fermi! Distesi! Farens! Fare Nessio! Bardacca il cazzo! Pare bene. Pare Liumi. Pare Tai. Faccio. Pare Lartavene. Living. Siamo già in orbita? No, oltre. Dovevi restituire loro il peso simulato, come ha già fatto Belsi con gli altri. Ma insomma, non ci sentite? Non voglio rimanere appiccicata quassù, fatemi scendere! Aiuto! È il secondo sbaglio che commetti. Dalle una delle mie uniformi. Qui centrale comando.
dell'ingegner Morelli possono salire alla sala comandi. Belsi! Arti verrà a darti il cambio. Mi scusi, professore, ma avevo bisogno di lei per la manovra di partenza. Loret nesidra tam compilati dant vidum sir tu trev lui contiam. Icrem, re del Marter. Adesso possiamo riparare il video. Daginis le sarpe val d'astemorf, vir sulesis un noter, per flutio sami apole aleros stella. Red Master Cana, minur essentrib, per inturf noide sac hidr. Penso che siamo in diritto di sapere. Certo, era un messaggio del comandante del centro Hidra. Ha detto che la localizzazione dell'astronave perduta e il suo ritorno per opera mia segneranno una data nella storia della nostra galassia. Dovete convenire che se io vi avessi detto che ero costretta a sostituire i vitrum perduti con i soli uomini di cui potevo disporre, indispensabili per la manovra di partenza, vi sareste certamente opposti e forse l'astronave sarebbe ancora nel sottosuolo terrestre. Ma rassicuratevi, tornerete ugualmente sulla Terra dopo un'affascinante esperienza. Già, peccato che Giulio non possa farla. Era stato avvertito. Consideri la fine del suo amico alla stregua di un suicidio. Facile, eh? Ma a me non verrete a raccontare che la mia morte sarà un suicidio, perché io so. Non c'era un'ombra di verità nelle parole con le quali ha cercato di rassicurarci. Questo è un viaggio senza ritorno. Ci ha forzato a seguirla soltanto perché così le hanno comandato. Cavie, ecco il nostro destino. Come può dirlo? Li ho uditi. Sicuro. Anche i supercivili sbagliano e i loro apparecchi possono guastarsi come i nostri ferri da stiro.
E mentre un interruttore non funziona e lascia aperto l'altoparlante della sala macchine, lui, il controllato, il condizionato ufficiale, calato dalla progreditissima costellazione Idra, si tradisce ripetendo in italiano l'ordine del comando stellare. Non è vero. Allora ci uccida. Adesso non ha più bisogno di noi. Non siamo dei criminali. L'ingegner Bardi ha solo voluto confermare che lei deve consegnarci vivi, non solo, ma in perfette condizioni di salute. Basta! Basta che cosa? Ma non si rende conto che mio padre e gli altri, sì, i terrestri, e anch'io, possiamo pilotare l'astronave e tornare sulla Terra? Lenol de l'Iresema, ai Lenard Combine Song. Chissà cosa ha detto. Ma per conto mio c'è una sola cosa da fare. Sotto, Falco! È vivo. Anche Arti. Ma bisogna estrarre subito le pallottole, prima che perdano troppo sangue. Lei, ingegner Morelli, prema il terzo pulsante lì a destra. Troverà tutto quanto occorre per l'intervento e le trasfusioni. Io devo scendere al quadro comandi. Quel colpo ha bloccato le leve dei timoni. Siamo fuori rotta. Capite cosa vuol dire naufragare nell'infinito? Luisa, va con lei. Non possiamo chiedere soccorso al centro. Il televisore spaziale è guasto e solo Belzi potrebbe ripararlo. Il radar è intatto, ma per collegarci con la sala motori abbiamo soltanto l'audio. Si sente debole dopo il sangue che ha dato al suo avversario? La trasfusione gioverà anche a me. Nuove cellule,
nuove energie. Sa che è una tempesta fotonica ci sta trascinando con sé? Dove stiamo andando? Ci troviamo nell'orbita di un pianeta che non è nelle nostre carte astronautiche. Finiremo sfracellati contro la sua crosta, a meno che... A meno che? Spegnendo alternativamente i propulsori secondo un certo criterio, si potrebbe... Ma senza Arti e Belsi bisognerebbe che tutti, compreso i cinesi, eseguissero i miei ordini ai motori. È l'unica possibilità che abbiamo. Luisa, venga con me. Avete sentito? Ci sleghi pure. E non cercate di fare i furbi. C'è rimasta abbastanza sangue nelle vene. In mancanza del video cercheremo di pilotarci con la visione diretta. Ma non va più avanti! Spinga il pulsante, poi giri a sinistra. Lo vede? Ah sì, alla nostra sinistra. Eccolo! Meno 30 al gruppo 6. Meno 1. Meno 2. Meno 4. Ridurre del 30% il 7 e il 13. Ridurre del 30% il 7 e il 13. Meno 3. Meno 3. Si sostenga bene. La manovra è pericolosa quanto l'appianetaggio. Attenzione! Meno 19! Assicuro la poltrona. Io vado ad infilarmi la tuta. Faccia presto. Non è curiosa di vedere dove siamo finiti? Ah, certo. Ingegner Bardi, uscirò io per prima. Quale che sia l'atmosfera di questo pianeta, non ne risentirò. E poi la ricognizione preliminare è compito mio. Nessuno apra il portello della camera di decompressione finché non sarò tornata, d'accordo? Di 36 danzatrici, entravo in scena per il grande finale.
e le ovazioni mi sommergevano. Ma non aveva detto che si trattava di riprese per la pubblicità? Appunto. Gli applausi vengono da un nastro, già registrati. E servono per scaldare. Lei prima racconta bugie e poi cerca di rimediare. Oh, sì, Belsi, ma bisogna far finta di credere a una terrestre. Lei ha detto che i terrestri hanno la pelle dura. Quando l'ho detto pensavo alla sua pronta guarigione. Ma anche voi avete la pelle dura. Con il vostro aiuto. Ah, beh, siamo fatti così. Paolo poi è talmente generoso. Oh, sì. E direi anche pieno di coraggio. Senta un po'. È lui l'uomo con il quale si accoppierà? Mi scusi, ma sulla Terra certe cose si dicono sotto metafora. E poi no, non credo. Comunque dovremmo volerlo noi. Non siamo mica selezionati. Questa musica si presta di più per dirle che i suoi occhi sono molto belli. Trova. Sì, e mi avvedo di tante cose da quando un altro sangue circola nelle mie vene. È la prima volta che penso con interesse al futuro. La donna dell'era spaziale, sali da bagno. I timoni e il televisore, ha potuto ripararli? Sì, ma nessuno risponde. Il centro Idra non riceve? Forse, o non trasmette. Non riesco proprio a capire. Venga, voglio riprovare. Ah, sì. Questo luogo non offre nulla. Ha giovato alla sua convalescenza e a quella di Belsi, e ormai è tempo di ripartire. Comunque, perché affrontare le incognite del centro Idra in un momento in cui là tutti sembrano ammutoliti? Lei si perde in chiacchiere, ingegnere. Siamo in 6 contro 3. Noi torneremo sulla Terra. Per una decisione del genere non basta la maggioranza. Bisogna essere tutti, tutti d'accordo. Perché poi 6 contro 3? Arti è con noi, non è vero, Arti? Io? Non lo so. Vada là che lo sa benissimo. I suoi compagni, poi. Mi scusi, professore, ma credo che sua figlia possa dirle meglio di noi che Belsi è pronta a seguirci sulla Terra. E in quanto a Keina, si tratta di vedere a che punto è arrivato Paolo. È una parrucca di scena. Di Luisa. Mi sento così buffa. Ma è riuscita a farla sorridere. E quando una donna sorride, vede, Keina, non è una differenza da poco. Sorridere è un modo di sentirsi vivi. Noi non conosciamo né il riso né il pianto. E forse perché ci manca il sentimento? Già. È quello che i terrestri chiamano amore. Ma quale scopo ha un'esistenza simile? Come si può rispondere a una cosa che non si conosce? Forse provandoci. Non si vede proprio più nessuno. Non capisco. Anche il comando è deserto e l'audio rimane inspiegabilmente silente. È proprio tanto grave. Che succede? Si metta in salvo, professore! Ah!
aspetto di un corpo celeste, ma non posso affermarlo. Tra poco lo sapremo. Percorriamo la sua traiettoria, ma navighiamo a velocità superiore. Lo raggiungeremo fra... Non si distingue bene, ma viene da lì. Sembra russo. O bulgaro. Di certo una lingua slava. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Risponda lei, professore. Prova tu in inglese, Luisa. Here space ship heads abarum. Can you hear us? Ripete sempre le stesse parole. Una frase troncata. Qui astronave IA-29 missione... Qui astronave... Nient'altro. Come un disco rotto. Manca qualcosa. Probabilmente un aggettivo. Compiuta e eseguita. Un'astronave terrestre. Ha ragione. L'ingegner Barbi e Belsi nella sala comandi. Non è un corpo celeste. Tra non molto le saremo vicini. Che cosa può nascondere? Non mi spiego il messaggio incompiuto. È appunto quel che devo sapere. Pensa di trasbordare? Sì. Belsi, prendi il mio posto. Vengo con lei. Dopotutto è un'astronave terrestre. Riguarda più noi che voi. Procede a propulsori spenti per attrazione magnetica. Meno 10 su tutti. Le luci interne sono accese. Può fare a meno del respiratore spaziale. Eh? Il portello è chiuso e la cabina è pressurizzata. Ma quei due? Ehi, Tovarich!
andranno alla deriva fino alla fine dell'universo. Come può essere accaduto? Se qui è tutto in ordine, se gli strumenti, i comandi... Neppure io so darmi una spiegazione. Che fa? Trascrivo quelle diciture. Il professore ci dirà che cosa contenevano questi abitacoli. Con questo, per noi, alla velocità a cui stiamo viaggiando, sono passati dei giorni, ma sulla Terra, invece, saranno trascorsi mesi, anni, decenni addirittura, e probabilmente le lingue sono mutate. Professore, conosciamo anche noi i principi di Einstein. Prima però quel messaggio ha saputo tradurlo. Prima. Non insistete. Continuo a ripetervi che non ne sono capace. Professor Solmi, proseguiamo il viaggio verso la Terra? Perché mi fa questa domanda? Perché sono la sola a voler ritornare al mio mondo, alla costellazione Idra. E lei lo ha capito. E sa che non si può tornare sulla Terra. Ma perché non ne dice il motivo? Perché? Perché? Perché voi non sapete ciò che io ho visto e registrato. Guardate. E adesso torniamo sulla Terra. Due donne più cinque uomini. Di che saranno testimoni?
Che ironia. Solo il Colosseo è rimasto com'era. Il primo e l'ultimo conflitto nucleare e nessuno ne scriverà la storia. E perché? A quale scopo? Chi saranno i responsabili? Anch'essi avranno avuto la loro porzione. Non possiamo rimanere. La Terra è irrimediabilmente contaminata. E noi pure lo saremo, per poco che indugiamo. Dobbiamo riprendere il viaggio. Sì, ma per dove? Lo decideremo quando saremo lontani da qui. Dove siamo? È questo il centro della costellazione Idra. Terzo giro dell'ottava fase del millesimo secondo ciclo, lasciamo questo centro della costellazione Idra inquinato da un lento avvolgimento atmosferico. Forse un risucchio delle esplosioni atomiche. Qui, dove ogni forma di vita è ormai condannata a un'involuzione alla quale non vogliamo assoggettarci, lasciamo un vecchio e i ripudiati dal comando del centro.
Essi non sono nati dall'accoppiamento selezionato e non possono seguirci sul pianeta dove noi ricostruiremo una società perfetta. Guardali, Kane. Dice che i superstiti di due mondi potranno incominciare una nuova vita nel segno dell'amore spontaneo.